Ciao, bentornati nella mia stanza e oggi vi farò vedere, anche se in molto molto ritardo, quello che ho ricevuto per Natale. E scusate se ho probabilmente una voce nasale, un aspetto terribile, ma sono tipo malata, diciamo, sono un po' raffreddata e cose del genere. Ma partiamo subito con i regali. Allora, i miei genitori mi hanno regalato un paio di stivaletti così, che li stavo cercando da un po' di tempo perché non ho praticamente scarpe per andare in giro, tipo io non uso scarpe da tennis o cose del genere, e quindi mi sono potuta regalare un paio di questi, abbastanza carini, comodi, però carini, dai. Certo che sono carini, alla fine praticamente li ho quasi scelti io, però carini, marroni, con questo inserto diverso colore. Nero, 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 nero. Ok. Oltre a quello mi hanno regalato anche questo, che potrebbe sembrare un peluche, ma in realtà dentro ha delle cose. Praticamente si mette in microonde per tipo 2 minuti, dopodiché si mette sul collo, così a mo' di pellicetta, per scaldare diciamo un po' la zona cervicale, o comunque lo potete mettere dove volete, tipo borsa dell'acqua calda, diciamo. Siccome io soffro sempre di cervicale o cose simili, me l'hanno regalato. E poi mi hanno regalato anche 2 libri. Uno è Alice nel Paese delle Meraviglie, che lo volevo da un sacco di tempo, però non trovavo mai l'edizione, ad esempio con la copertina un po' particolare. Alla fine me ne hanno regalato uno normale e vabbè. L'altro è Il mistero di Sleepy Hollow e altri racconti. Anche questo lo volevo da un sacco di tempo e alla fine me l'hanno regalato, quindi yeah! Poi mi hanno regalato, il mio ragazzo mi ha regalato uno dei DVD che mi mancavano. Adesso me ne mancano davvero pochissimi. La principessa Mononoke. Anche se questo ovviamente è quello ridoppiato, perché nella vecchia edizione aveva un doppiaggio diverso e io l'avevo visto con quel doppiaggio, e invece in questo l'hanno completamente cambiato e hanno tolto quella bellissima bellissima voce che aveva Shitaka e ne hanno messo un'altra purtroppo. Poi mi ha regalato un manga, Tokyo Ghoul, che ho visto l'anime. E adesso ho letto questo, è praticamente identico all'anime, quindi solo che è leggermente più cruento, perché se non sbaglio dell'anime qualcosina lo censurano, qua no, per niente, non censurano proprio niente. Poi mi ha regalato questa collana che ha diciamo, una lanterna alla fine, molto carina. Il problema è che la catenina mi... Come la infilo praticamente mi strappa via tutti i capelli, quindi sto pensando o di cambiarla o comunque di fare qualcosa a riguardo, perché è impossibile che ogni volta perda un mazzo di capelli per mettere questa, quindi carina. Poi mia sorella mi ha regalato questa maglietta così, con le maniche in pizzo a 3/4, carinissimo, proveniente da Disney World, abbastanza lunga, super carina. E poi mi ha regalato anche un paio di ciabatte che adesso vi farò vedere perché le ho indosso. Sono queste, sono tipo stivaletti hug, anche se io decisamente li odio per uscire, però come ciabatte vanno benissimo. Ecco qua, hanno un fiocchetto dentro, sono tutte in, diciamo, pellicetta finta, pelo finto, abbastanza carina. Ha il, diciamo, la trama tipo maglioncino, e fanno un sacco caldo. Infatti adesso me la rimetto perché sono, fa troppo freddo, se no. Poi una mia amica mi ha regalato questa, la tazza di Elsa, che io sto usando tutti i giorni per fare colazione, perché come si può non iniziare benissimo una giornata bevendo dalla tazza di Elsa? È bellissima. E insieme mi ha regalato anche questo libro. Quest'anno ho un sacco di libri da leggere, cioè ne ho almeno una decina di libri da leggere, se non sbaglio, comunque The Help.
di cui io ho già visto il film parecchie volte e mi è piaciuto davvero un sacco, è davvero bellissimo, e quindi adesso non vedo l'ora di leggere anche il libro. Poi mi sono state regalate questo trio, diciamo, se non mi cade forse, praticamente acqua profumata, ecco, non mi veniva al corpo, allo zucchero a velo, è davvero buonissima, insieme alla crema e al bagnoschiuma, è super dolce, proprio come mi piace a me, ogni volta tipo, mi viene voglia di mangiarlo perché è troppo buona. Poi mi sono state regalate sia questo, che praticamente è un porta cellulare, solo che il mio cellulare non ci entra perché è troppo grande, e quindi dentro ci metto le cuffie, e mi hanno regalato anche questi con dei fiorellini, sono troppo carini. Poi mi sono state regalate queste calze, che sono grigie con delle farfalline blu, se non sbaglio, o nere, no, nere, sono nere, ok, sono nere, e questa piccola confezione di ombretti della Avon sul verde, sui toni del verde, non so se sembra proprio verde, però è sui toni del verde, fidatevi, carina, con lo specchio abbastanza grande. E se non sbaglio basta, sì, non mi è stato regalato nient'altro, quindi spero che voi abbiate passato bene questo Natale, questo fine anno. E noi ci vediamo al prossimo video, se volete potete stalkerarmi ovunque, su Facebook, Twitter, Instagram, ovunque, tutti i link sono nell'info box, e noi ci vediamo al prossimo video. Ciao!